burro, zucchero, uova, farina, latticello e sale. Questi sono gli ingredienti per fare quella che è la colazione più classica degli Stati Uniti d'America. Stiamo parlando dei pancakes. E oggi vi facciamo vedere brevemente e facilmente come prepararli. Prima di iniziare vi ricordiamo che trovate tutti gli ingredienti in descrizione. Per prima cosa dobbiamo unire tutte le polveri. Setacciamo la farina, aggiungiamo il sale, aggiungiamo il lievito, mettiamo un po' di bicarbonato e mescoliamo il tutto. Mettiamo da parte e procediamo con il burro. Tagliamolo a pezzi e mettiamolo dentro a un pentolino. Mettiamolo sul fuoco e lasciamolo sciogliere. Una volta che si sarà sciolto per bene, versiamolo dentro una ciotola e mettiamolo da parte. È il momento delle uova! Prendiamo due ciotole e in una mettiamo gli albumi e nell'altra i tuorli. Ora montiamo gli albumi con l'aiuto di una frusta elettrica. Piccolo consiglio, se ne avete bisogno un po' di succo di limone vi aiuterà in questa operazione. Continuiamo finché gli albumi non sono montati perfettamente a neve e non si staccano dalla ciotola. Riprendiamo ora la ciotola con i tuorli e aggiungiamoci lo zucchero. Sempre con l'aiuto della nostra fidata frusta elettrica iniziamo a montare. Quando sarà tutto ben amalgamato aggiungiamo il latticello. Incorporiamolo al composto e aggiungiamo il burro che abbiamo fatto sciogliere prima. Diamo un ultimo giro di frusta, riprendiamo la ciotola dove abbiamo messo farina, lievito, sale e bicarbonato e versiamoci dentro il composto liquido che abbiamo appena ottenuto. Mescoliamo finché non è ben amalgamato, prendiamo i nostri albumi montati a neve, versiamoli all'interno del composto e con una frusta vecchio stile e un po' di olio di gomito montiamo il tutto finché non è perfettamente unito. Se avete tempo mettete a raffreddare per qualche minuto in frigo. È il momento di passare ai fornelli, quindi prendiamo una padella e ungiamola per bene con un po' di burro, senza poi raggiungerlo in seguito per gli altri pancakes. E finalmente siamo pronti per versare l'impasto. Mettiamolo quindi al centro della padella e facciamo cuocere. Quando il pancake si sarà gonfiato e ci saranno delle bolle sulla superficie, sarà il momento di girarlo. Ripetete questa operazione finché non finite l'impasto e voilà, i vostri pancakes sono pronti! Che torretta meravigliosa, amico mio! E con questa ricetta potrete farla anche voi a casa vostra. Magniamo! Tocchetto di burro, un po' di sciroppo d'acero. Cheers! Che buoni! E il nostro tocco di classe, oltre a burro e sciroppo d'acero, è un po' di bacon scrocchiarello, così, per farli proprio buoni veri. Che vedrete prossimamente in una ricetta eseguita dal maestro del bacon, il buono Kiro. Provate a rifare a casa questa ricetta e ricordate di taggarci nelle storie di Instagram. Ci vediamo alla prossima ricetta! Hai visto che bomba sta ricetta? E pensa che sul nostro canale ne trovi tante altre. Te ne lasciamo un paio qui, clicca e guardane un'altra.